Benzoni manovra la palla, più 8, Zellaro non va, peccato. Nugli zanza la palla, Nugli contesa, palla nostra per un pelo, e Giulio Zellaro ringhia sull'avversario, ha qualcosa da dire, gli esce tutta la rabbia accumulata. Bravo Giulio. E dalla tribuna sottolineano che ogni tanto gli attributi vanno mostrati. Molto bene. Più 5, Sangio, 33 secondi da giocare. Molto bene. Possesso Sangio. Molto bene, una partita iniziata e proseguita anemicamente micragnosa in questo momento è alla nostra portata. Sì. Siamo lì vicino al traguardo, speriamo di tagliarlo quanto prima. Da dire, una brutta stagione nella prima parte, quanto meravigliosa e assolutamente bella nella seconda parte di gioco. Si sono ritrovati, hanno ritrovato la loro intensità, il loro coraggio, un pochettino più di sfrontatezza, e sono riusciti a ribaltare una partita che dopo i primi 20 minuti sembrava quasi già segnata. Ma il basket è anche questo, ed è il bello di questo sport è proprio questo, l'imprevedibilità. Allora, ripartiamo, mentre io vorrei fare una nota particolare, al di là dei soliti Benzoni e Prioli, Benzoni gigantesco, ma a Giulio Zellaro e a Simone Nuklic, e anche devo dire per Michele Peroni, che nonostante influenzato ha impattato bene lo stesso, nonostante le difficoltà. Bravo Giulio, bravo Simone Nuklic, che anche in questa ultima fase ha rubato una palla fondamentale per portare a compimento il capolavoro di questo recupero. 33 secondi, possesso sangiorgese, 6-2 Piombino, 6-7 Sangio. La Sangiorgese rimette la palla in campo con Peroni. Non sa chi darla. Zellaro, bravo, bravo Giulio, reattivo Giulio, bravo. Fallo su di lui, giro in lunetta, 31 secondi, due tiri per la Sangio. Giulio Zellaro, classe 95, in lunetta. Scuola Reyer Venezia. Forza Giulio. Canestro. Secondo tiro e canestro. 29 secondi, più 7 Sangio, palla per Piombino, parte Biancani, fuori per Barbugi che fa saltare Benzoni, tripla per lui. Più 4 Sangio. Ancora in lunetta Zellaro. Molto reattivo Giulio. Quinto fallo per Biancani, per Pozzi, scusate, che si accomoda in panchina. Più 4 Sangio con due tiri liberi, 19 secondi, sono stati mangiati 10 secondi. Coach Gandini sembra un leone in gabbia. Silvano Piccarelli non riesce a star seduto. Davide Roncari si mangia nervosamente le unghie. Primo canestro, primo tiro, primo canestro, 14 punti per Giulio. Ancora secondo tiro, secondo canestro, non sbaglia niente questo ragazzo. Bravo Giulio, 6 punti di vantaggio Sangio, 13 secondi, ultimo possesso. Forza Sangio, la vittoria è un passo. Biancani, tiro siderale, non va, Giulio Zellaro. E Max Lini chiama la mamma per la pasta che venga buttata. La Sangiorgese vince 7-1-6-5 la partita con Piombino, devo dire meritatamente, con Piombino che ha condotto tre quarti di gara e inspiegabilmente ha mollato nel quarto decisivo, permettendo a una Sangio gagliarda e
e grintosa volitiva di riagganciare il pareggio e di mettere la freccia. Salutiamo tutti i telespettatori di Rete 55 Sport e vi diamo appuntamento per la prossima gara casalinga della San Giorgese Basket. Grazie.